Dopo aver idratato viso e labbra, applico un primer levigante. Applico un primer anche sugli occhi. Correggo le occhiaie con un mix di correttori aranciati e fisso tutto con una cipria. Con un ombretto in crema color carne schiarisco la palpebra, preparandola agli ombretti. Applico una matita nera morbida tra le ciglia e la sfumo per bene con un pennellino allungando leggermente verso l'esterno. Faccio la stessa cosa tra le ciglia inferiori. Faccio un mix di due ombretti beige opachi e li applico su tutta la palpebra mobile. Marrone opaco delineo la piega dell'occhio, con un pennello applico e con un altro pulito sfumo. Applico un po' di marrone medio opaco al di sopra per dare maggiore gradualità. Applico sotto l'arcata sopraccigliare lo stesso mix di beige presi precedentemente. Con un arancio tenue decido di scaldare leggermente la palpebra mobile. Con un ombretto nero opaco do maggiore tridimensionalità alla piega palpebrale e sfumo. Con lo stesso nero intensifico ulteriormente la rima infraciliare. E con un pennellino a penna sfumo ulteriormente tra le ciglia, creando così un'ombreggiatura leggera. Decido di applicare un unico punto luce per lato solo sul dotto lacrimale. Intensifico anche le ciglia inferiori e poi con un marrone medio addolcisco la sfumatura. Traccio una riga sottile di eyeliner e lo applico anche dentro. Come mio solito, ridefinisco le sopracciglia ricreando i peletti con un pennello sottilissimo ed utilizzando l'eyeliner in cake. È un metodo molto difficile, ma una volta fatta tanta pratica, riuscirete ad ottenere il risultato desiderato. Con un mix di correttori pulisco i bordi della sopracciglia. Applico delle ciglia finte ed un velo di mascara.
pulisco leggermente la base. Applico un mix di fondotinta su tutto il viso. Con un correttore chiaro inizio a ricreare i punti luce sfumandoli per bene. Il punto forte di Penelope Cruz non è solo gli occhi da cerbiatta, ma soprattutto le luci e le ombre sul suo volto. Adesso ricreo appunto le ombre con un marrone freddo in crema. Fisso tutta la base con una cipria. Applico un blush pescato seguendo l'ombreggiatura fatta precedentemente. E decido di dare un punto luce solo sull'osso zigomatico. Per quanto riguarda le labbra, ho deciso di ricreare un look di Penelope in cui aveva il rossetto rosso, quindi contorno le labbra con una matita rossa e le riempio con un rossetto rosso però luminoso.